Anticipazioni amici 5 maggio, Toffa costretta a rinunciare, chi verrà eliminato? Anticipazioni amici 5 maggio, Toffa costretta a rinunciare, chi verrà eliminato? Entra nel vivo il serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 il sabato sera. Il programma, quest'anno trasmesso in diretta, giunto alla quinta puntata, promette anche per stasera grandi emozioni. Manca davvero poco alla finale, i concorrenti sono più che mai agguerriti e la sfida si fa sempre più accesa e avvincente. 11 gli allievi ancora in gara, 4 ballerini, Brian, Luca, Loren e Valentina, e 7 cantanti, Biondo, Irama, Carmen, Einar, Emma, Zic e Matteo. Doppia sfida e doppia eliminazione. Gli allievi della squadra bianca e della squadra blu, stasera, dopo 2 puntate senza eliminazioni, sono chiamati ad affrontare una doppia sfida a squadre che porterà ad una doppia eliminazione. La novità preoccupa non poco i ragazzi, soprattutto quelli che, nonostante siano approdati al serale, hanno ancora qualche incertezza ed hanno incontrato qualche difficoltà. Come ogni sabato sera, grandi ospiti sono attesi. Questa settimana, in studio con Maria De Filippi, i professori della commissione interna ed i membri della commissione esterna, ci saranno Gino Paoli, il grande autore del Cielo in una stanza, ed Elisa, che nelle scorse edizioni è stata direttore artistico. Non ci sarà invece Nadia Toffa, la presentatrice delle Iene, infatti, ha rimandato la sua presenza a sabato prossimo. Con un messaggio su Instagram ha spiegato che, negli ultimi giorni, si sono concatenate una serie di sfighe, legate ad un servizio che sta preparando per la trasmissione di Italia 1, che le hanno impedito di prendere parte alla puntata di Amici del 5 maggio. Peccato, conclude la Iena che teneva davvero a vedere Maria. Comunque, i suoi fan possono stare tranquilli, nessun problema di salute, solo qualche grana di lavoro. Le case discografiche non vogliono Matteo. Negli ultimi giorni i cantanti della squadra blu e della squadra bianca sono stati messi al corrente del fatto che alcune importanti case discografiche vorrebbero incontrare alcuni di loro per discutere di eventuali collaborazioni. In fondo, fare un disco, è il sogno di tutti i ragazzi che entrano nella scuola di Maria De Filippi. Dei 7 cantanti ancora in gara, però, solo uno non ha ricevuto nessuna richiesta da parte delle major. Si tratta di Matteo. Il ragazzo, appresa la notizia, non ha nascosto la sua delusione. Il cantante più richiesto è Biondo, il rapper che nello scorso serale di Amici ha infiammato la polemica sull'autotune. La Universal, la Sony e la Warner sarebbero disposte a proporgli un contratto. È andata molto bene anche a Carmen, convocata da Sony ed Universal, Einar, richiesto da Warner Music e da Sony, e Irama, che incontrerà i discografici della Sony e della Warner. Emma e Zic invece hanno suscitato l'interesse di una sola casa discografica.